A Reggio Emilia svanisce la strada intitolata Gabriele D'Annunzio. Al suo posto è stato preferito un poeta sloveno che ha resistito all'italianizzazione forzata e nella sua Pescara, nella Pescara del Vate, scoppia la polemica. Così il consigliere Armando Foschi descrive tutta la vicenda, curiosa a dir poco. Un'azione provocatoria promossa dagli attivisti di Casa Bettola. Questo nel giorno in cui si parla di pacificazione nazionale, gli attivisti di Casa Bettola hanno riaperto una ferita profonda come le foibe. Quindi ho preso carta e penna, ho scritto al sindaco di Pescara e al professor Giordano Bruno Guerri, presidente vittoriale degli italiani, affinché ci sia una protesta istituzionale nei confronti del sindaco di Reggio Emilia che tace su quanto proposto da questi attivisti. Chi tace acconsente. Insomma, D'Annunzio sfrattato, interviene l'esperto del Vate, Marzio Maria Cimini. Ma è quello che gli amici di Reggio Emilia non hanno capito e che invece è bene che capiscano, è che come il poeta sloveno che loro hanno voluto richiamare con questo gesto dimostrativo, anche Gabriele D'Annunzio aveva combattuto contro la jugoslavizzazione forzata di una città a maggioranza italiana, cioè Fiume. E prima di far questo aveva combattuto una guerra vittoriosa contro un invasore, contro un nemico che occupava da molto tempo un territorio che era considerato italiano. Pertanto, Gabriele D'Annunzio è un grande poeta che ha agito nell'interesse esclusivo della sua nazione, della sua patria, e lo ha fatto certamente con azioni belliche, ma lo ha fatto soprattutto con la poesia. Perplessi pescaresi che abbiamo intervistato proprio lungo Viale D'Annunzio. No, da schifo. Non ci sono parole, perché a parte che viviamo un contesto che non è più, non c'è più logica, non c'è più morale, non c'è più niente. Cosa vuole che le risponda? Zero via zero. Se un attivista chiama Viale X, non è che il comune accetta che si chiama Viale X. Per me è un'anomalia che prima o poi la Giunta prenderà atto e risolve questo problema. Personalmente, poi, il Viale Gabriele D'Annunzio è così bello che a noi fa piacere che resta Viale Gabriele D'Annunzio. È come stare a Milano e dire Viale Manzoni, è normale. Secondo me la via non dà problemi a nessuno, a me non mi darebbe fastidio. Poi se uno ci mette in mezzo alla politica, allora. Proprio in memoria di questo 25 aprile. Non mi sembra una cosa corretta mettere la targa di un altro, cioè di uno straniero al posto di D'Annunzio. Mi sembra un po' una cavolata, perché la storia è la storia e ovviamente non si cambia la storia. Perché andare a fare queste cose?